Da una settimana vivono in Piazza del Popolo, sotto il portico di Palazzo Merlato. Sono un gruppo di famiglie che chiedono all'ASP e al comune una casa ed un lavoro. Abbiamo intervistato giovedì scorso le due giovani mamme per dar voce alla loro protesta e alle loro paure e ieri pomeriggio abbiamo ascoltato la posizione dell'ASP, l'azienda Servizi alla persona, nella figura della direttrice Susanna Tassinari. Mi spiegate che cosa sta succedendo e qual è la motivazione della vostra protesta? La nostra motivazione di protesta è grazie alle assistenze sociali e all'ASP ci vogliono togliere, portare via i nostri bambini e dividere le famiglie dopo promesse e promesse di darci una casa d'emergenza o popolare. Dopo 4 mesi di alloggio all'hotel squallido Giaciglio non abbiamo avuto nessuna né risposta e nessuna sistemazione. Cioè, sia voi che i vostri compagni e i vostri mariti non avete un lavoro? No, al momento siamo disoccupati. Ho capito. E quindi al momento vivete all'interno di quest'albergo, in una stanza di questo albergo, e avete fatto richiesta delle case popolari che però non vi sono state date al momento. Assolutamente no. Niente. E qual è il motivo per cui non vi sono state date le case popolari? Lo sapete? Dicono che non ne hanno, sono chiuse da ristrutturare e che non ci spettano. Non ci spettano di diretto. 1.500 euro al mese per mantenerci dentro un hotel squallido, squallido. Quindi comunque il fatto che voi siate ospitati all'interno di questo albergo ha un costo per, diciamo, le casse del comune. 1.600 euro al mese, sì. Per ogni famiglia 1.600 euro al mese, che ci potrebbero dare una casa, il mio lavoro, lo ripeto, il mio lavora. A me mi hanno detto, lavora, se lavora una casa popolare, la si deve bagnare, me l'ha promesso, me l'ha promesso. Tu sei obbligata ad avere un alloggio o popolare o d'emergenza. Dottoressa Tassinari, voi come ASP conoscevate già i nuclei familiari che da alcuni giorni, da giovedì mattina, protestano in Piazza del Popolo? Beh, sì, sono nuclei familiari che sono stati anche in carico ai servizi per diverso tempo, sia per quanto riguarda il nucleo familiare di provenienza che loro stessi, i ragazzi stessi. Rispetto a questa protesta e a questo loro, diciamo, lanciare un allarme rispetto al fatto che l'alloggio dove vivono, un albergo, non è adatto a un nucleo familiare con bambini piccoli e che comunque il costo è un costo pari a 1.500 euro al mese, qual è la risposta dell'ASP e quali soluzioni fino ad ora gli sono state proposte? Le hanno accettate o no? Allora, che evidentemente l'abitare, diciamo così, in un albergo non sia la situazione ideale per due giovani ragazzi con i figlioletti, questo è un dato di fatto ineccepibile. Tant'è, ma nessuno ha mai nascosto, e credo che la consapevolezza fosse di tutti, che quella dell'albergo doveva essere una soluzione assolutamente temporanea e una soluzione assolutamente di emergenza legata all'assenza della casa che è stata determinata improvvisamente. L'ASP ha deciso proprio da qualche mese di, pur di non lasciare per strada soprattutto le mamme con i bimbi piccoli, in seguito anche a degli sfratti, quella di in qualche modo comunque assicurare un tetto e di assicurare un adeguato sostegno, un'adeguata tutela. Per cui la proposta dell'albergo era sostanzialmente stata individuata per questa situazione, ma ripeto che doveva essere una situazione assolutamente di emergenza, assolutamente di temporaneità, in attesa in qualche modo non solo della definizione di una progettualità, ma anche proprio dell'intrapresa di un percorso che delineasse un progetto sul quale impostare anche il futuro e non solo appunto l'emergenza di un momento. Da quanto tempo avete fatto richiesta delle case popolari? Prima come vivevate? Io esattamente parlo per la mia situazione. Io da agosto dell'anno scorso lavoravo insieme al mio compagno, ma purtroppo abbiamo perso tutte e due entrambi il lavoro, perché lavoravamo a Milano Marittima e ci serviva un mezzo di trasporto. Il mezzo di trasporto ci è stato bruciato, la casa in affitto bruciata e noi non,
avevamo dei soldi da parte, abbiamo speso quei 2.500 euro di hotel nostro, io ero incinta già di 2 mesi, e abbiamo speso tutti i soldi che avevamo messo da parte, tutti in hotel. Finiti i soldi ci siamo rivolti agli assistenti sociali, i quali ci hanno, dopo 4 mesi, esattamente a gennaio, ci hanno collocato all'hotel Giaciglio. Già da tempo, quindi non assolutamente alla luce dell'occupazione della piazza, gli assistenti sociali di riferimento hanno stilato relazioni delineando e descrivendo appunto la situazione di questi nuclei all'ufficio casa del Comune di Ravenna. Gli alloggi, relazioni che devono servire ovviamente a individuare quelli che sono i criteri di assegnazione di punteggi attraverso i quali vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione delle case popolari e di emergenza abitativa. Il Comune di Ravenna ha recentemente approvato un nuovo regolamento che appunto individua questi criteri e sostanzialmente nei prossimi tempi ci sarà l'apertura di questo bando, al quale appunto loro potranno partecipare attraverso anche sostenuti appunto dalle relazioni degli assistenti sociali. Produrre una graduatoria vuol dire ovviamente dare l'occasione a tutti i cittadini di poter partecipare all'assegnazione di queste case popolari, vuol dire in qualche modo appunto rispettare anche le regole che sono alla base di una convivenza, perché l'utilizzare le proteste, che per carità sono assolutamente libere e per fortuna viviamo in un periodo in cui ancora si può liberamente protestare, ma credo che il percorso di rispetto delle regole e quindi di partecipazione ai bandi che saranno resi pubblici tra un po' di tempo, quindi partecipando con i criteri che ogni nucleo possiede, ai quali verranno assegnati dei punteggi, poi ovviamente la graduatoria indicherà chi sarà l'assegnatario di queste case popolari o di emergenza abitativa o meno. Questo è il percorso che formalmente, istituzionalmente, ufficialmente viene messo in campo appunto per assegnare gli alloggi popolari di cui dispone il Comune di Ravenna. Sono stati in grado di dire: tu potevi anche non farla questa bambina, potevi pensarci prima di mettere al mondo una bambina, mi è stato proposto di abortire, mi vogliono prendere adesso la figlia, sistemarla da un'altra parte, in affidamento, io la bambina l'ho voluta, ho avuto già un aborto spontaneo, dopo 2 anni l'ho avuta e io non me la toglie nessuno perché io l'ho desiderata, io e il mio compagno. Io sono la madre, mia figlia deve stare con me, io l'ho messa al mondo, finché io non muoio mia figlia con me deve rimanere, con me è la mia vita e nessuno me la deve togliere, nessuno, loro fanno così per farci paura. Da chiarire il fatto che nessuno vuole portare via i figli, nessuno ha mai minacciato di portare via i figli a questi nuclei. Ovviamente si è chiamato a senso di responsabilità di queste persone, perché credo che tenere bambini piccoli in mezzo a una piazza sotto al sole forse non sia il massimo di assunzione di responsabilità nei confronti di questi bimbi, ma anche questo lo vogliamo chiarire, nessuno ha mai minacciato o detto o fatto cose che andassero nella direzione del portare via i figli. La cosa importante, io credo che ci debba essere comunque da entrambe le parti, altrimenti non si va da nessuna parte, appunto, la voglia di una, come dire, di una collaborazione e la voglia di un dialogo, entrando nel merito anche delle situazioni e senza rimanere ancorati a posizioni anche piuttosto così radicali al limite dell'ideologia, che è quella della semplice richiesta e quella della semplice appunto, la semplice richiesta, tra l'altro formulata anche in maniera non sempre adeguata, per cui non ci si sposta da quell'idea sulla base di altri ragionamenti.